Benissimo ragazzacci e ragazzacce, bentornati, bentornate, ben ritrovate con questa collaborazione sempre con Coach Media Games. È da un po' di tempo che avevo interrotto la serie, ma tranquilli, si va avanti fino alla fine. Allora io vi ringrazio di cuore a tutti, ringrazio come sempre tutto lo staff, tutto il team di Coach Media Games per avermi inviato un codice della versione completa di Outriders e per avermi proposto questa collaborazione. Quindi un ringraziamento a tutto il team di Coach Media Games, a tutto lo staff di Square Enix per questa bellissima collaborazione. Vi do subito il benvenuto a tutti su questo episodio. Possiamo continuare su Outriders in compagnia del vostro Diablotex e vediamo in che modo proseguirà la nostra fantomatica storia. Però, prima di andare ad accettare la missione principale, parleremo un attimo qui, vediamo se c'è qualcosa da fare e poi andremo avanti, non vi preoccupate. Ok, cos'hai per me? Hai qualcosa di buono? Non mi interessa nulla, la prossima. Se racconto a Corrigan quello che abbiamo visto, mi prenderà per pazza. Certo, potrebbe succedere, ma non credo che andrà a finire così. Allora, un attimino ragazzi, vediamo se ha qualcosa da dirmi di più incoraggiante. Un attimo, ecco, come va, via. Volevo solo essere forte. E ora? Mi sembra un incubo. Dai. In fondo sei viva. Quindi? Dimmi, che senso ha? Non ne ho idea, però meglio di niente. Nella visione ci sei anche tu. È riuscita a farti credere a quelle stronzate, eh? Non conta cosa credo io. Che a te piaccia oppure no, arriverai alla fine. E non perché ti ci porterà qualcuno. Bene, 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 vediamo se c'è ancora qualcosa da fare prima di rimetterci in viaggio. Quindi prima di continuare con la nostra missione, devo potenziare il mio equipaggiamento. Ma vediamo se posso potenziare qualcosina, perché sinceramente mi farebbe molto comodo, eh. Quindi, allora, vediamo un po'. Salute massima va bene. Ok. Quello che si può potenziare, ragazzi, potenziamo, eh. Non rinunciamo a nulla, perché altrimenti così. Ok, vediamo un po'. Bene. Qualcosina si è fatto, eh. Dico qualcosina, non chissà cosa, ragazzi, però dai, qualcosina si può fare, via. Certo. Allora, ma la mia arma posso potenziarla oppure che dite? Oh, certo. Non di molto, ma qualcosina, ragazzi, si è fatto, eh. Vediamo un po' qui. Niente male, niente male. Cambia, ma che cambio la variante? Ma cosa cambio la variante? Vabbè, dai ragazzi, possiamo andare così, via. Allora, andiamo ad accettare la missione principale per continuare la nostra storia, eh. Quindi ora, sì, se ok, ho capito che devo parlare con lei, assenza. Lo so, tranquilli. Sento ancora i suoi rimproveri per come stacco la frizione. È ora di andare a preparare. Allora, dobbiamo andare. La missione principale è qui, ragazzi. Via. Si viaggia senza soste. Senza soste. Senza soste. Ok? Allora, stiamo tranquilli. Io adesso qui non so cosa succederà, eh. Incredibile. August, l'ha fatto il tuo popolo questo. Come? Che importa? Possiamo solo proseguire. Dobbiamo continuare. Thank you.
Ok, dobbiamo solo proseguire, dobbiamo continuare. Fermi tutti, ispeziona l'area. Sì. Cerco di aprire un varco sicuro tra i canyon. Fammi apriamo un varco. A raggiungere quel grande obelisco. Mai visto niente di simile. Augusto ne sembra attratto. Va bene. Percepisco grande agitazione. Sì, sì. Vuole seguirti. Nel frattempo, tieni al sicuro August, Tiago. Allora, ok. Datemi tempo di provare una cosa qui e di provare le mie armi. Poi magari più avanti rialzeremo il livello di difficoltà, ragazzi, Il livello mondo, ecco. Ulala. Ne arrivano molti, Attenzione. Ne arrivano molti qui, Che bello. Che bello. Ma state fermi, va. Ma veramente credete che mi fate paura? Bah. Vabbè. Guardate qui, ragazzi. E basta, su. Basta. Dovete finirla. Dovete finirla, ragazzi. Vai. Ok, bene. 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 Sempre meglio, sempre meglio, sempre meglio. Ok, no, raccogliamo tutto, che tanto alla fine, se non ci occorre, smantelliamo per i materiali, quindi se non ci occorre li possiamo smantellare per i materiali, quindi ok, vamos. Sì, ma quanti ne arrivano? Quanti ne arrivano qui, ragazzi? Quanti ne arrivano? Ma quanti ne arrivano? Ah, la batteria del controller è quasi scarica, vabbè. Ok. Bene. Allora, ragazzi, datemi tempo un attimino, che il volume è ancora un po' altino, Quindi datemi tempo un po'. Volume principale lo manderemo magari a 6. Facciamo così. Vediamo un po'. Bene. Allora, state buoni, Per quanto riguarda la batteria del controller, domani a venire qui ci sono molti cadaveri. La stessa gente di quei veicoli che abbiamo visto sulla sabbia? Possibile. Forse questa squadra l'ha mandata Monroy dal forte. Certo. Direi che non ha avuto molta fortuna. Sarebbe interessante trovare altre informazioni su chi fossero e perché fossero qui. Occhi aperti. Occhi aperti. Bene. Oh, ragazzi, dicevo, la batteria del controller dovrebbe reggere. Non ho fatto caso che era scarica. Vabbè, fa nulla, tanto dovrebbe reggere, quindi. E poi nel prossimo gameplay alzeremo il livello mondo, ragazzi, Rimetteremo a 6, vediamo un po' se... cosa facciamo? Andiamo di qui? Andiamo da questa direzione? Potrebbe essere un'idea. Fermi. Piazza la bandiera, Ciccio. Piazzala. Rifornisci le munizioni. Allora, andiamo un po'. Da che parte si va? Andiamo un attimino di qui, ragazzi. E lì vedo una cassa da... Qui sto facendo una strada secondaria, questo si è ben capito, Si è ben capito che è una strada secondaria. Perché? Perché ho visto... Un attimino... Ora sento un po' troppo bassino, quindi... Ok, facciamo così.
Vediamo se va meglio. Allora, state buoni, eh? State tranquilli. Ecco, vedete? Io avevo visto questa piccola cassa, quindi ci mancherebbe. Da lontano, eh? Oh, ragazzi, ho una vista che faccio invidia, faccio molta invidia. Allora, sì, andiamo avanti. Andiamo avanti, poi. Dovrò potenziarmi un po', altrimenti... Vabbè, nel prossimo gameplay proverò sicuramente a rimettere il livello mondo 6. Su questo non, su questo sono abbastanza sicuro di farlo. Quindi, allora, la direzione sembrerebbe essere qui. Sì, chi abbiamo? Chi arriva? Ah, bene. Bene. Molto bene, ragazzi. Vediamo un po'. Ok. Ok. Ci divertiamo. Ma sì, dai, abbastanza, abbastanza. Su, andiamo. Ci si diverte abbastanza, ragazzi. Ci si diverte abbastanza qui, eh. È finita, dai. Volete fare il prepotente con il re dei prepotenti? Va bene. Io sono il re dei prepotenti, quindi vabbè. Maremma. Però si fanno sentire qui, Si fanno sentire, vabbè. La finite? Che dite? La possiamo finire? La possiamo finire qui, ragazzi, no, Ma dai, perché sono... Vabbè, vai. Si rivà. Si rivà qui. E ragazzi, bisogna stare un po' attenti. Mi sono scoperto troppo e... non è che ho tutta questa energia al momento, quindi... dobbiamo stare un po' attenti. E vabbè, è così, oh, che vi devo dire. Si vince e si perde un gioco, quindi... ci mancherebbe, no? Si vince, si perde e basta, dai. La finisci? Ok, vai. Finitela, perché per i miei gusti state esagerando, ok? State un po' esagerando. Si esagera, eh sì. Eh sì. Si esagera. Si sta esagerando qui. No, no, annulla, annulla. Sì, sì, annulla. Ok, dove sono andato qui? Non l'ho capito neanche io, ma va bene. Ma va bene così. Vai, vai, vai. No. E basta, su. E basta. Maremma, se sono veloci. Sono velocissimi, ragazzi. Sono ultra veloci qui, eh. Attenzione. Vai. Poi voi mi dite perché non ho ancora rimesso al livello mondo 6. L'avete capito il perché? Eh? Lo avete capito ora il perché non ho rimesso ancora al livello mondo 6, ragazzi? Lo avete capito il perché oppure no? O ve lo devo spiegare in altri termini? Basta, su. Via. Bene. Che bordello. Ah, ho ritrovato la via d'uscita, diciamo. Respiriamo un po', ragazzi. Respiriamo un po'. Si respira un po', eh. Giusto quel po' che basta. Giusto quel tantino che basta, eh. E basta. Finiscila, dai. Finiscila. La dovete finire, perché la dovete tranquillamente finire, che qui ora mi sto un po' scaldando, ok? Mi sto un po' scaldando. Sono infastidito dal vostro comportamento, perché voi dovete lasciarmi campo libero. Arriva Brado, vi dovete solo spostare. Voce del verbo spostarsi, ok? Cosa abbiamo qui? Vediamo un attimino. Ah, ok. Saidi, ho trovato delle note.
Sì. Testi antropologici firmati bene dalla dottoressa Indira Ocasio. Una scienziata al seguito di Monroy. Perfetto. Cosa ha scoperto? Teneva un diario dal giorno in cui hanno incontrato i nativi. Li hanno chiamati Fax. La descrizione combacia con August. Dice che li hanno accolti a braccia aperte. Fax? Sì. Sì, è perfetto per Augusta. Incredibile. È incredibile ma vero. Però qui. Ok, e ragazzi, la strada è qui, vedete dove porta la strada? Al momento è ancora semplice capirla, eh? al momento ci siamo, non vi preoccupate, allora, vediamo un attimino che qui ora si prosegue, speriamo indisturbati, ma non credo ci lasceranno andare tanto così per la quale, quindi... Ho trovato delle pagine scritte sì. Da Monroy, il loro capo. Ha portato la squadra di ricognizione qui nel canyon, convinto certo. Che fosse la base dei ferali. Voleva mm-hmm. eliminarli. Forse ok. Volevano aiutare il popolo di August. Tiago, August sa qualcosa di questo Monroy? Ho provato a chiedere, ma August non vuol parlare di questo posto. Non vuol parlare? Vabbè. Non è obbligato. Poi magari lo faremo parlare in altri modi, però nel frattempo, nel momento, cioè per adesso andiamo avanti, poi vediamo di farlo parlare in qualche modo, in qualche modo bisogna farlo parlare. Eccoci qui, bene, munizioni ripristinate, ok. Dove si va? Di qua, vamos. Che bello. Ma ne siete abbastanza. Ma ne siete un po' tanti. Ne siete tanti, Va bene. Sì, prossimo gameplay livello mondo 6, ragazzi, Si tornerà al livello mondo 6. Basta. Ok. Bene. Bene. Benissimo. Ok. Allora, dov'è qualche nemico? Oh. Devo prendere la loro anima, ok? Devo prendere la loro anima. E lo so, un po' violento, sì, ma va bene così, ragazzi. Va più che bene in questo modo. Vai. Fermatevi, State buoni qui perché... Bene, allora, dove si va? Interessante. Via libera fino all'obelisco. Io siamo dietro di te, Outrider. Stai calmo. Non dovevi aspettare il mio segnale al campo? No. Scusa, August è sparito. Non ho potuto. È sparito. Perché è sparito? Questo dovete vederlo tutti. Cosa dobbiamo vedere? Cosa? Cos'è successo qui? Arrivano! Toglietevi di lì, presto! Merda! Nascondetevi! Là dentro! Via! Stanno arrivando, ragazzi! Difendi l'ingresso! Certo, tanto qui solo io devo difendere, no? Gli altri non fanno nulla, come sempre. Devo far sempre tutto da solo e... Arriveranno da qua, ok, dobbiamo andare avanti, vedete? Difendi l'ingresso del Gran Obelisco, quindi... Difendi l'ingresso del Gran Obelisco, ok.
Io difendo tutto, ragazzi, ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Ci mancherebbe che li lascio anche passare. Come no? Sicuramente vi lascerò passare, certo. Voi credeteci, e poi al resto ci penso io. Voi l'importante è che ci credete a questo, eh. Sì. Bene. Bene. Questo è un po' grandicello, eh. Bene, va bene così. Ok. Ok. Bene, 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 bene. Benissimo, ragazzi, benissimo. Vuoi combattere? Vuoi perdere? Vuoi essere sconfitto? E beh, ho detto io. Ho detto che ti andava male, ma tu non ci credi. Non ci credi che ti andava male. Ai ai ai, adesso questo? Vieni, sta dietro di me. E adesso qui, ragazzi? Ehi! Qui, brutti scarafaggi! Sono qui! August. Cosa cazzo è successo ad August? Il popolo di August non è stato sterminato dai selvaggi. Sono diventati selvaggi. Ma perché l'hanno fatto? Ok, trofeo sbloccato, va bene. Vuoi unirti a noi?
diciamo. Non sono ancora lì. Resterei ancora un po'. Do un'occhiata a quel che resta del campo. Ok. Diamo un'occhiata a quel che resta del campo. Diamo un'occhiata. Qui cosa abbiamo? Ho trovato qualcosa che può interessarti. Altre note di Monroy. Sembra avesse fatto la nostra stessa scoperta sulla trasformazione dei Vax. E spiegami perché? Perché ti sono fatti questo? No. Solo che lui e i suoi sono rimasti qui per un po' a studiare, fare esperimenti con l'obelisco, cercando di capire come funzionava. Sì, un attimo solo, Ma quando ha saputo che il forte era caduto, è tornato alla sua colonia. La sua colonia? Potrebbero essercene altri là fuori. Dobbiamo cercarli. Intanto mi sposto rapidamente perché bisogna andare qui, Quindi, per continuare la missione, quindi stiamo tranquilli. Noi ti aspettiamo al campo. Ok, voi mi aspettate al campo. Ci siamo, Vediamo un po' cosa avrà da dirmi di così importante. Allora, no. Credo che andremo nella prossima missione. Datemi tempo di vedere una cosa, ragazzi. Ok. Smantelliamo un po' di robina che non ci occorre. Poi nel prossimo gameplay andremo tranquillamente avanti senza problemi. Anche se questo è durato, come si dice, è durato un po'. Non è durato molto come gameplay, però dai. Alla fine, per ripartire su Outriders, diciamo che abbiamo fatto abbastanza, dai. Allora, così, vediamo un po', bene. Ok, allora, vediamo un po', ragazzi, fermi tutti. Vediamo un po' se abbiamo da parlare un attimino, così magari chiuderemo con qualche discorso. Non c'è nulla da dire, vediamo un po' qui. Vediamo se c'è da parlare un po', no? Ecco. Hai amicizie interessanti. Raccontami un po'. È stato il destino. Ho incontrato August mentre esploravo la foresta. Era smarrito, ma i suoi occhi mi scrutavano dentro. August ha provato a fuggire, ma l'ha attaccato un animale. Io ero lì per salvarlo. Come se fosse scritto. Da allora August non ha più avuto paura. Ce ne sono altri. August è l'unico che ho visto. Abbiamo imparato a comunicare in qualche modo. Ma Scarlock ci ha trovato in fretta. Devo sapere se August è un... lui o una... lei. Non lo so neanch'io. Allora, qui sembrerebbe che abbiamo... che quello che c'era da dirci ci siamo detti tutto, diciamo. Benissimo, ragazzi. Allora, io direi che va bene così. Possiamo chiudere qui questo gameplay. Vai. Rimettiamo livello mondo 6, così almeno appena torneremo in partita nel prossimo gameplay si farà, come ho promesso, si continuerà a livello mondo 6, come o almeno ci si prova. Io ringrazio come sempre tutto il team, tutto lo staff di Coach Media Games per avermi proposto e di portare sul mio canale questa bellissima collaborazione di Outriders, che era un gioco che io aspettavo perché amo questo genere di gioco action, dove c'è il loot, dove bisogna sempre potenziare di più il personaggio alzando il livello. Quindi grazie di cuore a Coach Media Games per avermi proposto questa collaborazione, grazie a Coach Media Games e Square Enix per avermi inviato un codice della versione completa di Outriders. Io vi ringrazio di cuore a tutti, ringrazio tutti i miei iscritti che mi seguono sul canale. Tranquilli ragazzi, tutto continuerà, anche Outriders si andrà avanti fino alla fine. Ciao a tutti e grazie per il vostro fantastico supporto, e se vi farà piacere ringraziate anche qui sotto nei commenti tutto il team di Coach Media Games. E vi do l'appuntamento al prossimo gameplay. Ciao a tutti e alla prossima.
Magnum!